E benvenuti amici ad una nuova puntata di Wrap, la vostra Francesca Martinez, sempre in compagnia di Marco Magnetti, uno dei responsabili in MotoAsi. Ciao Marco. Ciao Francesca, ciao amici di Wrap. Oggi ci addentriamo nel mondo dei quad, quindi andiamo a presentare i nostri ospiti. Al mio fianco Achille Giuliani, pilota quad categoria esordienti. Ciao Achille. Ciao, tutto bene? Bene, bene, tu tutto a posto? Grazie. Benvenuto. Senti, ma sei emozionato? No. No, sei bello tranquillo lì, sul suo Divanetto. ovettino, Un diciamo. po' si addormenta, forse che è tranquillo. Al suo fianco invece salutiamo Ilenia Taricco, pilota anche lei quad categoria esordiente. Allora, sei un po' emozionato? Un pochettino. Sei contento di essere qua con noi Sì, oggi? sì, sì. Perché ci sono io qua vicino, per quello è Per quel emozionato. motivo. Vabbè, e comunque Marco, volevo aggiungere anche ai nostri amici a casa che abbiamo un ospite nuovo, anzi no, è stato con noi nell'altra puntata, Giuditta. Dove? Ah, lì Sì, dietro, Giuditta è lì, non ok. lo so, in qualche angolino, ecco, esatto, qua dietro, la sento ronfare, spero che i nostri amici a casa non la sentano, perché è bella rumorosa, non ti dico la notte, un disastro. Comunque è una superstar di Instagram, dai, siamo Vabbè, proprio a gli faremo contento. poi il palletto da targato, marchiato, griffato, MotoAsi. E certo, adesso dai, addentriamoci nel mondo dei quad che a me sta a cuore perché, come gli amici anche a casa sanno, Sei quadista anche te nell'anima. sì, nell'anima sì, ok, va bene, però vabbè, con Mingo faccio un'altra trasmissione che appunto qua al Megna lo ricordiamo. E quindi dai, presentaci un po' il nostro. Dai, ci sta un po' di così, un po' di brio, un po' di battute. Allora, senti, in quanti siete a gareggiare? Maschietti, E infatti, dai, voglio sapere com'è che sta andando Ilenia, raccontaci un po'. Beh, sono ritornata a tornare a gareggiare. Certo, ma perché magari quando tu hai smesso, lui comunque continuava a Sì, gareggiare, tuo anche mio fratello. papà, lui. Ecco. Sì, lui ha fatto. Ha iniziato, Deve sembra, a andare parte che anche avanti. lei dice: sono passati un po' di anni, ma è giovane. Campionato, ha dovuto fare un altro impegno, ha dovuto andare a un altro impegno che purtroppo non si è neanche svolto giù a Roma con la federazione e ha perso il nostro campionato. Ovviamente sono scelte che ognuno fa e nulla da dire assolutamente. Il campionato quad cross. In linea alla regia. Quindi amici, mi raccomando, non allontanatevi dallo schermo perché Brap continua subito dopo la pubblicità. Ed eccoci tornati e rientrati dalla pubblicità insieme a voi sempre Francesca Martinez. Facciamo un po' una sorta di super check perché magari si è collegato soltanto adesso Marco. Insieme a me sempre Marco Magnetti, responsabile MotoAsi. Oggi siamo in compagnia di Achille Giuliani, pilota quad categoria esordienti. Ilenia Taricco, pilota quad categoria esordienti, e infine suo fratello Lorenzo Taricco, pilota quad categoria master. Anzi, aggiungo qualcosina, abbiamo anche Giuditta, che è il super bulldog inglese che appunto oggi è insieme a noi. Ed eccoci qua. Marco, di cosa stavamo parlando? Beh, parliamo adesso di tutti, non solo sul suolo italiano, i piloti, ma sono anche del suolo extra appunto italiano, quindi in questo caso non è arrivato col barcone, ma col suo camper, perché viene a fare tutte le gare qua in Italia, il buon Achille. Oh, esatto, il nostro Grazie. Achille. Senti, ma sei un temente Beh, delle allora, gare, del quad. se posso intervenire subito, posso dire che è un Urca, mi ha anche preso il nome Magnetti. No, Da dico Parietti, già Magnetti. i cantieri, mi ricordo. No, scherzo, scherzo. No, no, lui è un grande appassionato, viene, rispetta tutti, non l'ho mai visto per dare tutto. Parlare a tutto. Quindi concentrato sulla partenza. Certo, ma allora, sempre nell'altra trasmissione c'è l'angolo del caprone, no? Non so se l'avete mai visto qua a Menia, e sono curiosa di sapere se anche a voi magari è capitato di fare una manovra per cui, che ne so, quando si è cappottato, siete andati a finire chissà dove, Ne sa di qualcosa, no? Adesso no? le diamo Ne sa io, qualcosa, sì, tu sì, perfetto. ah, vedi? Cos'è che hai combinato, Ilenia, da raccontacelo. Magari è da fuori che sembrava ridicola come cosa, o non lo so, chiedo. Ma più che altro quando sono arrivati i medici in quel momento lì, perché sono caduta proprio davanti a loro, sono. È perché comunque uno non sono capace a guidare, Ma esatto, due. qual è la difficoltà del E la quad? difficoltà è che comunque il quad nasce. Tu, Ilenia? Io uso un Yamaha 450, ovviamente
Tornando al discorso di prima per quanto riguarda le case costruttrici, Yamaha è ancora l'unica casa costruttrice che crede ancora nel prodotto ludico, quindi sono gli unici al mondo a fare ancora quote, per quello che se ne vedono tantissime. Poi ci sono i tedeschi ancora con KTM. Tu ne vedi uno? Vabbè amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è ormai terminato e quindi salutiamo i nostri ospiti, intanto vi invitiamo sempre a continuare a seguirci e quindi salutiamo Achille. Marco, ciao anche a te. Ciao Franci, ciao amici di Brap e ciao a tutti coloro che ci seguono. Certo, e vogliamo ricordare ai nostri amici dove ci possono continuare a scrivere? Ah certo, motoasi.it e a questo punto ricordo ancora la cena nostra di Motoasi il 2 di dicembre, anzi non la cena, premiazioni. E salutando Giuditta, salutiamo anche voi a casa, mi raccomando, lo ripeto, continuate a seguirci sempre Brap. Ciao amici, grazie per essere stati con noi.